se mi danno il permesso, un'aria canterò. Il San Carlo sorride e lo fa con il sorriso dei volti dei ragazzi scelto per Aria Nuova, il progetto che completa la sua programmazione in un luogo come il teatrino di corte di Palazzo Reale, tornato dopo 10 anni di restauro ad arricchire l'immenso patrimonio cittadino di luoghi d'arte e cultura, nel quale oggi, 12 gennaio, è stata presentata l'iniziativa. Un teatro aperto a tutta la città, non solo a San Carlo. Il San Carlo ha sentito il dovere di riempire di contenuti e li ha riempiti pensando ai giovani e con i giovani. Ma il modo scelto per un nuovo ed antico sorriso è forse l'aspetto più importante, perché coinvolge quella che storicamente è una delle più straordinarie produzioni napoletane, quell'opera buffa che nel Settecento fu un modello di eccellenza esportato nel mondo intero, per il quale furono superate categorie e generi, rimanendo ancora oggi ovunque il simbolo del ruolo che seppe avere l'insuperata scuola partenopea. Nessuno ha la peculiarità che ha il Teatro San Carlo di Napoli. Quella ricchezza del patrimonio musicale che, come dicevo prima, da Cimarosa, Iannelli, Pergolesi, Sarro e molti, molti altri sono conosciuti molto più all'estero che non qui da noi. Certo, certo. Insomma, io credo che sia importante rivendicare questa, la preziosità di questa, della cultura di questa città preziosa, peraltro. E poi soprattutto, adesso c'è l'aria nuova, lo dice questo. C'è proprio bisogno di cambiare l'immagine di questa città. Poi la nostra filosofia, che condividiamo tutti, è quella che i luoghi belli della città devono essere aperti quanto più tempo possibile, la mattina, il pomeriggio, la sera, aperti a tutti. La bellezza deve essere disponibile per tutti, perché è attraverso la bellezza che si cambia il mondo. Napoli è molto bella, è ricca di cultura, e attraverso il teatro, lo spettacolo, la musica, può raccontare la Napoli migliore.